Tutto pronto per il via del match, sarà il Napoli quest'oggi in maglia rossa a toccare per primo il pallone, maglia classica, strisce bianca azzurra invece per la SPAL del tecnico Paolo Mandelli. A sinistra c'è lo scatto da parte di Borsoi, area di rigore, cross passo in mezzo e il vantaggio della SPAL, Wilke porta avanti la squadra di casa all'undicesimo minuto. Attenzione intanto allo scatto qui da parte di Ambrosino che recupera la palla in modo regolare e il Napoli pareggia. D'Agostino sigla il gol dell'1-1. Attenzione intanto a questo errore difensivo di Xinger che salta male, lascia la possibilità al Napoli di giocare questo pallone che viene messo in rete, il vantaggio del Napoli, 2-1. Marchisano cerca di lanciare D'Agostino, posizione regolare, D'Agostino prova il destro, respinta di Rigone e poi il gol del 3-1 di Vergara. Il Napoli segna ancora ed è ancora Vergara e doppietta per lui, SPAL 1 Napoli 3. Attenzione qui allo spunto con conclusione che Idasia che neutralizza, poi però c'è un contatto, è calcio di rigore per la SPAL dal dischetto Orfei. La SPAL accorcia le distanze, SPAL 2 Napoli 3 sul tramonto del primo tempo. Va Sperti, pallone verso il secondo palo, colpo di testa, salvataggio sulla linea e poi il gol del pareggio della SPAL, il gol di Pietro Saio per il 3-3. Ma attenzione al gol della SPAL, è 4-3, Simonetta, partita ancora ribaltata, è un gol pazzesco di Simonetta. Ed ecco il fischio finale, la SPAL torna alla vittoria dopo 6 sconfitte consecutive. Il Napoli non riesce a fare un passo in avanti verso la salvezza. Al termine di un match ricchissimo di colpi di scena, la SPAL vince 4-3.